attività produttive. Nasce per creare veramente un tavolo di concertazione aperto dove il protagonista non sarà l'amministrazione ma sarà l'imprenditoria locale a tutto campo. Quindi tutte le attività che creano sviluppo e economia in questo paese dovranno convogliare, se vogliono ovviamente, all'interno della Consulta, che sarà un tavolo politico ma soprattutto tecnico che accompagnerà tutte quelle iniziative che ogni singolo imprenditore vorrà portare a questo tavolo per poterle condividere con una parte politica che ha le sue responsabilità sul territorio, delle scelte che deve fare a tutto campo, e una parte tecnica che sarà proprio la parte che accompagna il singolo imprenditore in quello che possono essere le idee di innovazione e di sviluppo che ci consentono le istituzioni superiori, a partire dalla Regione, a partire da quelle che sono le leggi di governo, ma soprattutto l'obiettivo che ci prefiggiamo è quello di arrivare in Europa, cioè creare oggi la condizione di una scaletta che parte da Cervelli e arriva in Europa. Perché purtroppo, come diceva il sindaco, quando si fa impresa la giornata comunque è sempre piena e carica di impegni, perché quell'impresa deve andare avanti sia a conduzione familiare che non, e quindi vorremmo essere da supporto reale questa volta a chiunque su questo territorio non voglia fare effettivamente la differenza, ma voglia investire non su chiacchiere, dice Cerveteri non c'è sviluppo, non c'è nulla, Cerveteri si devono creare le condizioni, perché le opportunità di sviluppo ce ne sono tantissime, basta mettersi a un tavolo e decidere che strada fare insieme. Questa volta l'amministrazione, non solo io come assessore alle attività produttive, ma anche i restanti assessori, cercheremo di fare squadra a fianco a voi con una programmazione, io non vorrei esagerare, ma almeno mensile, su quelli che sono i percorsi e le scelte politiche che faremo sul territorio a vantaggio e condiviso con l'imprenditoria, ma anche con un supporto CNA tecnico che sia in grado di trasformare un'idea dell'imprenditore condivisa con l'amministrazione che possa portare a quelle che sono le risorse necessarie di quell'impresa o di quella rete di imprese che vogliono investire di nuovo su questo paese in maniera concreta. Quindi significa che ci prendiamo per mano all'inizio per arrivare all'obiettivo finale. Il percorso della Consulta è fondamentale perché è l'istituto che noi abbiamo approvato in aula consigliare, anche io ringrazio tutti i consiglieri che in effetti si sono trovati tutti d'accordo su quest'idea e quindi è stata votata all'unanimità. Ma questa funziona se la Consulta al suo interno ha la presenza di tutte le realtà imprenditoriali che si trovano sul territorio, dall'artigiano all'imprenditore agricolo, alla piccola e media impresa, a chiunque fa economia. Quindi con questa parola credo che la necessità sia proprio questa, cioè iscriversi alla Consulta non ha un costo, ma serve a creare un sistema che ci può trascinare verso l'Europa attraverso la costituzione di una rete di impresa. Se andiamo a visionare alcuni comuni d'Italia, l'economia è ripartita laddove comune, amministrazione e entità economiche hanno costituito la rete di impresa, che è un elemento importante che dà due opportunità: partecipare, avere titolo a bandi europei singolarmente, ma anche su un progetto condiviso. E questo credo che sia l'elemento indispensabile per fare economia, quindi significa che nell'ambito di un prodotto quel prodotto al di sotto deve avere più entità economiche che l'hanno realizzato, e questa è una rete che costituisce ovviamente sul territorio uno sviluppo che dà economia all'impresa e necessariamente crea il rilancio occupazionale, perché non è possibile insomma che un comune come Cerveteri, 42.000 abitanti, con delle risorse a tutto campo, partendo dal turismo, la cultura, l'agricoltura, l'imprenditoria, gli artigiani, non debba avere un meccanismo tale che gli consenta di portare a casa risultati come portano a casa altre centinaia di comuni in Italia che hanno fatto un percorso condiviso tra imprenditoria e amministrazione, ovviamente con supporto tecnico di chi ha detto i lavori sanno come strutturare. Per entrare un po' nel dettaglio, questa è la parte diciamo, che lega la politica alla struttura che stiamo organizzando. Entrare nel dettaglio significa che l'iscrizione alla Consulta metterà in condizione ogni singola entità economica di conoscere puntualmente tutte quelle che sono le iniziative a vario livello istituzionale,
Ma non solo, la consulta accoglierà a sé tutti quei progetti che ogni singolo imprenditore vorrà sottoporre affinché possano essere sostenuti dalla parte politica, ma soprattutto strutturati dalla parte gestionale per accedere a quelli che sono i finanziamenti disponibili. È un elemento importante, io spero che nel prossimo incontro, che cercheremo di farlo con una scadenza programmata, si possa già avere il numero di iscrizioni tale da costituire ovviamente l'organismo direttivo, perché la consulta si comporrà di 9 elementi, di cui io come assessore competente delegato dal sindaco, ma senza diritto di voto, proprio perché abbiamo voluto strutturarla affinché la politica sia parte attiva d'aiuto, ma non parte determinante delle scelte. Questo è un elemento importante perché poi dopo sarà quel tavolo rappresentato da ogni attività produttiva a decidere e condividere i percorsi economici da fare, e quindi l'amministrazione questa volta sta utilizzando un sistema contrario, sarà di supporto e non da indicazione, ma il supporto poi darà l'opportunità alla politica di creare le condizioni e le linee guida da seguire per cambiare la situazione economica in questo Paese. Non mi prolungo a questo, vi ringrazio, vorrei che ci sia un passaparola.